È una foto? Sì, è una foto, è un'intervista che... L'abbiamo già... Questa è una video intervista. Ah, una video? Sì, ah, sì, siamo così allora. Sì, sì, le abbiamo già fatte, stiamo anche già registrando. Ah, bene. Siamo con Massimo Signorini. Ok. Al termine del concerto che è andato benissimo. Beh, non sta a me dirlo, comunque il pubblico era soddisfatto, sì. Abbastanza. Il suo rapporto, insomma, l'abbiamo vista veramente un tutt'uno con la sua fisarmonica. Beh, si sì, muoveva... diciamo così, è uno strumento corporale, per cui rimanere assenti dal discorso di come respirare, di come muoversi, danneggia solamente la parte più espressiva di questo strumento. Quindi se si riesce a essere un po' tutt'uno con la fisarmonica, immaginandosi come di danzare con una donna, ecco, proprio quello, come... insomma, è un po' la sua fidanzata, moglie, come avere una seconda moglie sempre. Non lo diciamo alla moglie, comunque, vabbè. Questa sicuramente non la tradirà mai, insomma. Ok. È un concerto usce bottega, come si dice a Livorno, vero? Perché... Sì, uno dei più vicini. Che tu stai qua. Abito a 200 metri, per uno dei concerti veramente più vicini che abbia fatto quest'anno. Che repertorio hai proposto al pubblico stasera? Un repertorio chiaramente che va in omaggio alla Francia. Ho iniziato con l'inno francese, con la Marsigliese, poi ho dedicato la maggior parte dei brani francesi popolari, cosiddetti musette, che sono stati scritti da alcuni compositori storici francesi e soprattutto da interpretati da fisarmonicisti che hanno partecipato soprattutto con un grande musicista jazz che è Django Reinhardt. Quindi più che altro ho dato espressione a questi brani con lo stile musette francese, poi per arrivare poi a Piazzolla, nel periodo in cui questo grande musicista argentino ha studiato in Francia con Nadia Boulanger e ha prodotto tantissimi brani a Parigi proprio. E poi un omaggio a Richard Galliano, che è un discepolo di Astor Piazzolla, un fisarmonicista jazz più importante attualmente in Europa. Toglici una curiosità, quanto pesa la fisarmonica? Ti abbiamo visto ogni volta che la cambiavi. Ho usato due strumenti, perché questo è uno schema adesso, è uno strumento popolare francese, anche se la marca è italiana, è Paolo Soprani, però è uno strumento che ha il suono cosiddetto musette popolare, con cui ho interpretato soprattutto brani storici popolari. Mentre con l'altra fisarmonica, che è uno strumento più classico, ho interpretato brani più vicini forse al tango, ecco, più vicini al classico. Bene, grazie. Prego. Complimenti. Grazie a te.